Allora, Giuseppe Maida, lei ha deciso di protestare la notte di Natale davanti al cimitero di Niscemi, come forma appunto di protesta contro l'installazione del sistema MUOS, che è un sistema militare statunitense di telecomunicazioni che trasmette ad onde elettromagnetiche ad altissima intensità. Come mai ha scelto la notte di Natale? Come mai ha scelto il cimitero? E soprattutto, ci sono novità su questa questione del MUOS? Allora, intanto ho scelto la notte di Natale come simbolo di nascita, di nascita, di speranza e di non rassegnazione. L'altra per il cimitero, ho scelto il cimitero perché è un luogo purtroppo di morte e tutti noi ci auguriamo che con la lotta, con l'indignazione, con la non rassegnazione non possano avere i nostri figli un futuro scuro. Un futuro lugubre. Noi lottiamo tutti i genitori qua, le dico solo una cosa, stamattina in 3 ore abbiamo raccolto 1200 firme. È venuto, diciamo, non dico un paese perché il paese è grande, perché tutto è stato organizzato in 8 giorni circa, le autorizzazioni. Ma siamo più che soddisfatti perché la lotta continua. Abbiamo noi già deciso assieme agli agricoltori di andare a organizzare una grossissima manifestazione con trattori, ruspe, camion, motozappe e altro, simbolicamente circondiamo la base, pacificamente e civilmente. Questo è uscito da un gruppo di persone che non vogliono arrendersi, hanno fiducia nel sottoscritto e ho detto a tutte che fino a quando non accenderanno queste maledette antenne abbiamo la speranza di combattere, non ci facciamo infinocchiare da nessuno, da nessun politico, tanto li devono mettere, tanto li devono fare, tanto non ci possiamo, non è vero nulla. Tutto questo sta accadendo purtroppo perché i nostri politici già sapevano dai documenti che voi avete visto sin dal 2007 che hanno condannato e hanno deciso sulla pelle delle persone di far installare queste maledette antenne. Noi non ci rassegniamo, noi siamo disposti a qualsiasi tipo di lotta, sempre pacifica e civile. Non ci rassegniamo a questa sorte che purtroppo ci dà poche speranze per il futuro dei nostri figli, della nostra economia. Non ci rassegniamo. Abbiamo un'analogia con la Sardegna. Mi hanno mandato dei libri una mia ex alunna, cioè la base c'era, fortunatamente la base sommergibile nucleare alla Maddalena dove ho lavorato e mi hanno detto che le analogie di persuasione, di promessa, di ricchezza, di non pericolo per la salute, è identico, uguale a quella del 72 quando hanno installato la base sommergibile.